Frana di Civiglio, via libera dall'amministrazione comunale alla procedura per affidare l'incarico e quindi far partire i lavori per riaprire la strada. Secondo il cronoprogramma dettato dalla giunta cittadina, la partenza degli interventi è fissata a marzo e la fine per il mese di maggio. Esattamente un anno dopo, da quando si è verificato lo smottamento, era lo scorso 15 maggio. In via dei Patrioti, dal terreno di un privato, a causa delle forti piogge, sono caduti alberi e detriti che si sono riversati sulla carreggiata. Sono stati posti su entrambi i lati della frana delle barriere per chiudere il tratto di strada interessato dalla frana, dove vige il divieto di transito per veicoli e pedoni. Una situazione che ha messo a dura prova la pazienza di chi vive a Civiglio a causa dei percorsi alternativi che allungano i tempi di percorrenza. Nelle nuove carte di Palazzo Cernezzi si legge dunque di approvare il documento di indirizzo alla progettazione e la documentazione per la procedura di affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva, compresi rilievi, accertamenti ed indagini, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e ancora la direzione dei lavori di messa in sicurezza del terreno privato a monte della strada Via dei Patrioti, località Civiglio. Inoltre è stato approvato l'importo dell'intervento pari a 300.000 euro, cifra frutto di una variazione di bilancio urgente effettuata nei mesi scorsi dalla giunta comasca. E sempre nei giorni scorsi la proprietaria del terreno privato interessato ha presentato ricorso per annullare le richieste dell'amministrazione comunale che a giugno aveva emesso un'ordinanza nella quale si imponeva alla proprietà dell'area l'avvio della progettazione degli interventi di messa in sicurezza entro 45 giorni, insieme con il cronoprogramma delle attività. Infine, stando ancora al cronoprogramma del Comune, si legge che a marzo è prevista la stipula del contratto con l'impresa che si occuperà degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del versante e infine il via libera dei lavori che dovrebbero terminare, come detto, nel mese di maggio del prossimo anno.